La Confsal UNSA, Unione Nazionale dei Sindacati Autonomi, scende in campo con manifestazioni, assemblee sindacali nei tribunali, nelle procure, nelle corte d'appello per protestare contro la riforma della giustizia pervenuta, a dire del sindacato, senza confronto con le parti sociali e fondata prevalentemente sull'ufficio per il processo e soprattutto con mere assunzioni di personale precario. Confsal UNSA punta anche il dito contro il blocco del salario accessorio del personale per il fondo risorse decentrate sottoscritto il 29 luglio 2020 e ancora in sospeso, la mancata definizione dei criteri di selezione del personale, l'incompleta attuazione dell'accordo del 2017 su progressioni giuridiche e passaggi di area. La riforma Cartabia, quindi, secondo Confsal e Unione Sindacati Autonomi, aggraverà i problemi della giustizia anziché risolverli, per non dimenticare che il PNRR, aggiunge il sindacato, produrrà altro precariato dimenticato i lavoratori in servizio. Confsal UNSA scende in piazza a Roma e fa assemblee sindacali in tutte le principali città italiane, tra cui Palermo, per protestare contro una riforma della giustizia, quella del ministro Cartabia, che non risolve i problemi del settore ma anzi li aggrava. Il piano nazionale di resilienza stanzia 2,3 miliardi di euro per la giustizia che serviranno solo a creare nuovo precariato senza dare risposte ai lavoratori che quotidianamente portano avanti i servizi nonostante mille problemi. Servono risposte chiare, chiediamo al Ministero della Giustizia finalmente atti concreti per il personale perché va valorizzato e non va più preso in giro, non è più il tempo delle chiacchiere, servono fatti concreti.